Benvenuto a questo settimo video. Allora, nel video precedente abbiamo effettuato un montaggio sul sistema FlexPlator per andare a misurare il diametro esterno di questo componente a passaggio, quindi facendo proprio solo la misura del diametro esterno, senza star lì a controllare la rotondità, la triangolazione e le varie tolleranze geometriche che bisognerebbe tenere sotto controllo. Dove può andare bene questo tipo di misurazione? Sicuramente non in anelli come questo, ma in particolari con la differenza tra diametro esterno e diametro interno un po' più ampia. Particolari che siamo sicuri che non siano soggetti a deformazione. Ok? Cosa andremo a fare in questo settimo video? In questo settimo video andremo a fare sì la misurazione del diametro esterno di questo componente, ma andremo anche a misurarne la rotondità. Ok? Come facciamo ad andare a misurare la rotondità? Semplicemente metteremo un fermo nel punto della massima misura, nel punto della massima misura del diametro esterno, che dovrebbe essere qua. Te lo faccio vedere. Andremo a mettere un fermo da una parte o dall'altra, va bene lo stesso, non lo metteremo di qua, un fermo da questa parte, in modo che l'operatore di bordo macchina, dovendo fare la misurazione, inserisce il pezzo, va contro il fermo e avendo due punti di riferimento, il nostro operatore di bordo macchina riuscirà a far girare il pezzo, andando poi a rilevare tramite la lettura del comparatore, qual è il valore minimo e il valore massimo, la cui differenza appunto ci sta ad indicare il valore della tolleranza della misurazione della rotondità. Ok? Allora, cosa andremo a montare? Io qua ho preparato un'asta alta 200 con piedino ellittico, diametro 12. Sostanzialmente andava bene anche un'altra asta da 150 oppure le aste diametro 14. Su questo tipo di montaggio non ci sono grosse differenze. Ok, allora andremo a posizionare la nostra asta più o meno qua, più o meno sul centro, e andremo a montargli un blocchetto per le aste diametro 12 e un perno diametro 8 lungo 50 per andarci fare ci permetterà di fare la regolazione di quanto il particolare debba andare più di qua o di là, e una volta fissato tutto ci farà anche da fermo. Ok? Allora, prima di tutto, una volta montata l'asta, dobbiamo andarla a chiudere. Ok? Poi dobbiamo andare a fissare il nostro blocchetto. Qui va bene perché abbiamo il riferimento della brugola, andiamo lì a battuta, lo chiudiamo. Vedete che i montaggi sono molto veloci per il semplice fatto che uno monta gli accessori più o meno nel modo che gli sembra più corretto, e poi va a farsi le registrazioni attraverso questi punti di appoggio, che ovviamente sono regolabili, e sono regolabili per un range abbastanza ampio. Cosa facciamo adesso? Andiamo a far finta di effettuare la misurazione del diametro esterno, cercando di individuare il punto massimo del diametro, ovvero quando il comparatore carica, 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 arriva al punto massimo, poi inizia a scendere. Il punto massimo è il punto del nostro diametro. Ok? Allora andiamo su, individuiamo il nostro punto massimo. Ok? Una volta fatto questo, teniamo fermo il pezzo di componente, avviciniamo il nostro fermo e semplicemente lo chiudiamo, lo fissiamo. Ok?
Finito. Il nostro montaggio è finito. Così noi possiamo misurare il diametro esterno e la rotondità del pezzo. Avete visto quanto tempo ci è andato? Ci è andato veramente nulla. Ok? Quindi cosa dovrà fare il nostro operatore di bordo macchina? Prendere il particolare, appoggiarlo sulla piastra, andare in battuta al primo punto di riferimento, andare in battuta del secondo punto di riferimento, far girare il pezzo. Effettuato il giro completo di un pezzo, avremo la misura del diametro esterno, la quota reale, e la rotondità del pezzo. Ok? Come avremmo potuto fare questa misurazione con un micrometro per esterno? Non avremmo potuto farlo, perché qua misura in continuo tutta la circonferenza del pezzo. Con il micrometro potremmo fare una misura qua, 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 un'altra misura qua, e avremmo soltanto un'idea di quello che potrebbe essere la rotondità massima di questo componente. Perché non è detto che in tutte le misurazioni che facciamo noi, cioè, si possa andare a prendere il punto minimo e il punto massimo. Non è detto, magari non lo si prende, quindi non si ha mai un'idea, cioè un dato incontestabile di quella che potrebbe essere la rotondità del pezzo al 100%. Avremo sì un'idea di massimo, però quanto tempo ci mette il nostro operatore di bordo macchina per effettuare 5, 6, 7, 8 misurazioni sullo stesso diametro? Tolto che, una volta che ha fatto queste misurazioni, deve ricordarsi qual era la quota minima e qual era la quota massima e fare la differenza. E non è proprio immediato, soprattutto per quelli che magari non sono nel campo della meccanica da anni e anni. Invece, con il comparatore risulta tutto molto più semplice, perché è facile individuare di quanto balla la lancetta. Salta subito all'occhio. Ok? Adesso ti faccio vedere come si fa a fare la misurazione alzandoti lo strumento, così che te ne renda conto anche tu. Allora, prendiamo il pezzo. Primo punto di riferimento, secondo punto di riferimento, facciamo girare. Adesso non guardare che il comparatore salta un po', perché questo particolare è già stato scritto, è già stato testato, ne abbiamo già fatte un po' di tutti i colori. Lo usiamo solo per darti la possibilità di vedere, di renderti conto dal vivo di come funziona lo strumento, ok? Allora, cos'altro ti dovevo dire? Sostanzialmente nulla. Ti ho fatto vedere con che velocità si monta lo strumento, ti ho fatto vedere con che velocità si effettua la misurazione, ti ho spiegato la differenza che c'è tra l'effettuare la misurazione con questo tipo di strumento rispetto a un micrometro per esterno. E per ultimo ti dico un'altra cosa. Questo è il video dove ti ho fatto vedere la misura del diametro esterno con la rotondità. Nel prossimo video ti farò vedere che nello stesso tempo che uno impiega a fare questa misura, potrà anche verificare per dire lo spessore del pezzo e il parallelismo, perché abbiamo due punti di riferimento. Quindi sono già 4 misurazioni nello stesso tempo in cui adesso ne ho fatte 2, e ci vorrà, come poi vedrai, veramente poco per il montaggio. Ok? Quindi, se io ti consiglio di iscriverti sul nostro canale per evitare di perderti i futuri montaggi, che ti dico già, man mano che andremo avanti saranno sempre più complessi, andremo sempre a riempirla un po' di più questa piastra, per
far vedere che effettivamente si possono fare proprio tante 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 cose risparmiando tanto 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 tempo e in tutta sicurezza senza il rischio di commettere di com che il tuo dipendente commetta errori. Ok? Se hai domande o dubbi, commenta il video sotto. Se vuoi avere maggiori informazioni per quel che riguarda questo tipo di prodotto, nella descrizione del video c'è il link che ti riporterà al nostro blog, altrimenti te lo dico io, è www.flexplateitaly.com. Iscriviti al canale, come ti ho già detto, una cosa importante, fidati, fallo. Noi di solito lanciamo un nuovo video una volta a settimana, quindi non verrai bombardato di spam. E niente, commenta il video che noi siamo qui per risponderti. Per il momento ti saluto, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie!